Qualità, qualità, qualità ancora, però per l'audio. Sony lancia e consacra definitivamente l'Aires Audio. Anzi, il logo che lei ha inventato l'anno scorso verrà utilizzato da tutti i produttori per portare High Resolution Audio sui propri dispositivi, sui propri device. Quindi quando vedete quel loghino lì, lo dovete riconoscere e capire che quel prodotto è pensato e studiato per suonare davvero bene. Bene vuol dire meglio dei vari servizi in streaming, meglio dei file MP3, perché l'High Resolution Audio è qui per restare e ci propone una qualità davvero elevata, non solo col nuovo Walkman. Per esempio Sony ha lanciato un nuovo Walkman, il modello ZX2, Walkman diciamo high-end, proprio una cosa stratosferica dal punto di vista della qualità, del design e ovviamente delle funzionalità per la riproduzione audio, ma anche per esempio per le casse wireless. Sony qui infatti ha annunciato al CES un nuovo protocollo, un protocollo che si chiama LDAC. Voi non dovete sapere cosa significa questa sigla. La cosa importante è che quando utilizzate un Walkman LDAC con un dispositivo LDAC wireless, la trasmissione, anche se è Bluetooth, perché il Bluetooth comprime, è realizzata con un'estensione particolare che manda musica non compressa di altissima qualità verso questi nuovi speaker. Sony li ha realizzati, li ha lanciati qua, però ovviamente grazie al nuovo logo Aires Audio ci saranno anche altri produttori che potranno integrare questa particolare codifica all'interno dei loro sistemi. Quindi bene Spotify, bene Deezer, bene la musica soprattutto, però ricordatevi che sempre più servizi, anche iTunes per esempio, iniziano a offrire musica audio di elevata qualità e anche in Italia ne arriveranno sempre di più. Quindi non accontentatevi della musica che state ad ascoltare, non accontentatevi dell'MP3, ma passate alla migliore qualità e per avere la migliore qualità cercate questo bollino High Resolution Audio.